ritengo che sia sempre necessario da parte dell'assessore alla sanità della Regione Liguria ascoltare i sindaci nel contesto più adeguato che è la conferenza. Sempre loro sono un po' il filtro, no, del malessere, dei malumori della popolazione, quindi per me è importante ascoltarli. Oggi presento il terzo tassello della riforma della sanità, che è la riforma dei sistemi di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Per quanto riguarda le private, vediamo tutti l'apertura di laboratori, luoghi privati dove una persona va a farsi fare visite piuttosto che altri esami. Ecco, nella nostra regione c'è una sorta di deregulation. Io non ho una mappatura dei luoghi dove vengono rese delle prestazioni sanitarie, mi riferisco a quelle private. Nell'interesse dei cittadini, quindi, bisogna garantire qualità, trasparenza e semplificazione, nell'interesse anche di chi vuol fare impresa e si occupa di materia sanitaria, quindi regole certe per tutti, e ritengo che questo sia un passaggio fondamentale per la nostra regione. Secondo lei potrà venire a fare qualche altro argomento dalla conferenza dei sindaci o solo questo e la presentazione del nuovo direttore generale? Ma io ritengo di fare un ulteriore passaggio su quello che è una delle attese di questo territorio, che è l'ospedale nuovo. Ce ne parli allora. Venerdì scorso abbiamo inaugurato, abbiamo posato la prima pietra dell'ospedale nuovo alla Spezia Felettino, l'ultimo ospedale che si potrà realizzare nella nostra regione con i fondi statali, articolo 20. È stata una scelta della precedente giunta regionale che ha ritenuto di dirottare tutti i fondi, 175 milioni di euro, in quel territorio. Sono contenta ovviamente per gli abitanti della Spezia, però gli altri territori dovranno arrangiarsi in qualche modo. Quindi noi come assessorato, e proprio l'altro giorno io ho ricevuto l'input dal presidente Totti, di trovare quelle forme, quelle modalità per finanziare opere di questa portata e quindi dare delle risposte diverse ai bisogni di salute in strutture nuove nel nostro territorio. C'è già qualche idea per questi finanziamenti? Intanto non si parte ovviamente da zero, è già stato individuato un comune, dire l'area e dire troppo, l'importante è, e lo sappiamo tutti, è il piano di investimenti, quindi su questo anche col nuovo direttore generale ci metteremo a lavorare di buona lena.